Vincenzo Di Nicola, l'ingegnere teramano che ha venduto la startup ad Amazon e che ha appena fondato Conio, la prima società italiana di intermediazione per il Bitcoin, la moneta virtuale che ne facilita l'uso e l'accesso, torna a Teramo per la conclusione del primo corso di informatica moderna, un approccio del tutto innovativo al linguaggio della programmazione. A me piace molto insegnare, come ho detto sempre, ho insegnato anche in America a Stanford come assistente professore. Però è ancora più bello insegnare nella mia città dove sono cresciuto, dove ho studiato, e un po' insegnare ai ragazzi quelle cose che io alla loro età avrei voluto imparare. Quindi è stata una bellissima esperienza. Oggi hai portato con te Gregorio e Lorenzo, che sono i due ragazzi di 12 e 16 anni, e loro come li hai visti coinvolti? Allora, quando Gregorio, questo ragazzo di 12 anni, è venuto al corso, sembrava un po' la nostra mascotte, questo bambino che veniva, cercava un po' di imparare. Invece è stato quello, uno dei ragazzi che ha assorbito di più le lezioni. Lorenzo, di 16 anni, è stato uno che, oltre ad aver assorbito, ha pure creato qualcosa di importante, ha creato dei progetti, per esempio un mini Netflix, un mini sito per poter commentare i film. Tra l'altro l'ho portato adesso a Milano, la nuova compagnia che ho creato come dipendente, quindi insomma è stato pure bello trovare persone che sembra strano a 16 anni, però insomma alla fine sono veramente molto promettenti e possono veramente creare cose importanti. Lorenzo Zanotto, 16 anni, hai creato un'app per la consultazione di ricette. Sì, è vero. Dunque, quando tornavo a casa ero indeciso su cosa realmente andare a cucinare, quindi per questo motivo ho avuto l'idea di realizzare quest'app che consentisse comodamente di cercare le ricette in base agli ingredienti che avessi a disposizione. Questo mi ha consentito anche di mettermi a confronto con quelle che sono le reali esigenze nello sviluppo software nell'informatica di oggi, oltre che affinare molto le mie competenze. Tra l'altro è stata anche un'ottima opportunità per conoscere altri ragazzi e scoprire che il nostro territorio offre molte opportunità ai giovani che vogliono mettersi in mostra e realizzare qualcosa di interessante. E poi non per ultimo c'è Gregorio Pompei, 12 anni, tu cosa hai creato? Io ancora niente, ma sto progettando un'app di un negozio di gastronomia per vedere i prodotti, varie offerte e facilitare le visioni, gli ordini ai clienti di questo negozio, di questa azienda.